quanti, benvenuti a questa nuova puntata della Chiesa nella città, che è l'ultima della stagione che abbiamo vissuto insieme da settembre, mesi intensi. E allora partiamo proprio da un annuncio molto importante, perché il cardinale Dionigi Tettamanzi, come saprete certamente, lascia la guida della nostra diocesi, è arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola. Ma ripercorriamo la cronaca del momento ufficiale, appunto, di questo annuncio che è stato dato dalla voce stessa del cardinale Tettamanzi il 28 giugno in curia a Milano. Noi c'eravamo. Mezzogiorno è passato da pochi minuti quando il cardinale Tettamanzi, in lievissimo ritardo per colpa di giornalisti e fotografi che lo stringono d'assedio appena varcata la porta del suo appartamento privato, entra nella storica cappella del Palazzo Arcivescovile. Davanti a lui i vescovi ausiliari, responsabili degli uffici di curia, i più stretti collaboratori. Prende la parola nel silenzio assoluto il cardinal Dionigi e annuncia che non è più l'arcivescovo di Milano. Il Santo Padre Benedetto XVI ha accettato la mia rinuncia all'ufficio di arcivescovo di Milano, presentata più di 2 anni fa al compiersi del mio 75° anno di età. E ha nominato nuovo arcivescovo di Milano Sua Eminenza il cardinale Angelo Scola, finora patriarca di Venezia. Sono le 12:05, il cardinale continua la sua lettura. Sono lieto di trasmettere, dice, il testimone della guida pastorale di questa splendida chiesa al carissimo confratello cardinale Scola, uomo di grande cultura, di molteplice esperienza, di forte passione ecclesiale. E ricorda Tettamanzi i prossimi grandi appuntamenti che aspettano Milano: il 7° incontro mondiale delle famiglie nel 2012, i 1700 anni dell'editto di Costantino, il 2015 con l'Expo. Ma il pensiero torna subito alla tradizione propria della Chiesa Ambrosiana e a quella di oggi. Nel desiderio di assumere un volto più missionario a livello liturgico, nei cammini di trasmissione della fede, di educazione e cultura al servizio della società, di riorganizzazione territoriale, di pastorale familiare e giovanile, di apertura a gentes, di difesa dei deboli, di accoglienza degli immigrati. Una Chiesa che non teme di affrontare le difficoltà e le sfide del nostro tempo. Poi, dopo un breve messaggio del Cardinal Martini, la lettura del saluto inviato alla Diocesi di Milano dal Cardinale Scola, che scrive: «Ho bisogno di voi, del vostro aiuto e del vostro affetto». E ricorda il futuro arcivescovo, i ragazzi della GMG, gli oratori feriali, i preti, chiedendo una preghiera particolare ai bambini, agli anziani, agli ammalati, ai più poveri ed emarginati. Dunque, nel giorno del 54° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, il cardinale Tettamanzi, che ha anche annunciato che rimarrà a vivere in diocesi, a Triuggi, in Brianza, presso la Villa Sacro Cuore, diviene, per nomina di Benedetto XVI, amministratore apostolico dell'arcidiocesi ambrosiana e lo sarà fino alla presa di possesso del nuovo arcivescovo sulla cattedra di Ambrogio e Carlo. Dunque un grazie di cuore per questi anni da parte di tutti noi al cardinale Tettamanzi e un benvenuto al cardinale Scola, che impariamo a conoscere in questa scheda biografica. Il cardinale Angelo Scola è nato a Malgrate, Lecco, il 7 novembre 1941. Presidente della Gioventù Studentesca di Lecco, studente in filosofia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, è diventato prima vicepresidente, poi presidente della FUCI dell'Arcidiocesi di Milano negli anni 1965-1967. Ordinato sacerdote il 18 luglio 1970 nella diocesi di Teramo, ha conseguito il dottorato in teologia a Friburgo in Svizzera. Negli stessi anni e fino alla sua nomina episcopale è stato tra i responsabili di Comunione e Liberazione e ha collaborato alla fondazione della rivista internazionale Communio. Eletto vescovo di Grosseto il 20 luglio 1991, ha svolto il suo ministero episcopale in questa città toscana fino al settembre 1995. Nel luglio del 95 è stato nominato dal Santo Padre rettore della Pontificia Università Lateranense e 2 mesi dopo preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Il 5 gennaio 2002 è divenuto Patriarca di Venezia, creato cardinale da Giovanni Paolo II nel Concistoro del 21 ottobre 2003. L'arcivescovo di Milano è autore di numerosissimi volumi e articoli teologici e pastorali, di grande spessore intellettuale,
È membro della Congregazione per il Clero e di quella del culto divino e la disciplina dei sacramenti, del Comitato di Presidenza del Pontificio Consiglio per la Famiglia e di quello per i laici, del Pontificio Consiglio per la Cultura e di quello per la promozione della nuova evangelizzazione. Fin qui la biografia del Cardinale Scola, ma torneremo su questo argomento naturalmente, su anche quanto ha fatto il Cardinale Tettamanzi, ma insomma ne parleremo alla fine della puntata. Ora rimaniamo a Milano, realtà complessa, e infatti il 19° rapporto sulla città Milano 2011 ne delinea davvero un profilo tra luci e ombre della metropoli. Vediamo. Dentro la crisi e oltre, dare gambe alla speranza, il titolo del 19° rapporto sulla città Milano 2011, ormai un reference book per comprendere gli andamenti in corso e gli scenari futuri della metropoli, offre insieme punti di una moderata speranza e molte zone d'ombra che permangono. Perché se è vero che l'economia inizia a mostrare qualche timido segno di ripresa, come si è detto nella presentazione della ricerca presso la sede della Fondazione Ambrosianeum, quest'anno è a cura di Rosangela Lodigiani, rimangono i numeri che fanno paura. Infatti al terzo trimestre 2010 i disoccupati erano 114.000, cresciuti del 58,3% in due anni, con un tasso passato a Milano dal 3,8 al 6,2%. E poi i disoccupati tra i 30 e i 45 anni, che nel 2009 rappresentano il 40% dell'intera forza lavoro in cerca di occupazione. Ma soprattutto ci sono quei 135.000 milanesi, il 10% del totale, ormai classificati come poveri assoluti. Da qui l'analisi strutturale del rapporto, teso a chiedere un esercizio di buone pratiche, come vengono definite, di welfare virtuoso, chiamando a raccolta tutte le forze di fronte a emergenze sociali gravi. Crediamo fortemente che con uno studio attento, dal punto di vista anche del diritto amministrativo, sia molto importante per una città grande come Milano. Non dimentichiamo che sempre più le metropoli saranno delle grandi metropoli, avere dei luoghi che siano delle vere e proprie piccole municipalità in grado di rispondere direttamente ai cittadini, almeno sulle esigenze della quotidianità, e con un disegno comune e condiviso. Preoccupata anche l'analisi dei sociologi, per i quali il deficit di legalità segna un punto di non ritorno nella nostra convivenza per un futuro migliore. Quello che però il Comune deve fare è di realizzare quella che in termini un pochino tecnici si chiama sussidiarietà circolare, cioè i tre vertici del triangolo, che sono gli enti pubblici, l'altro vertice si chiama la business community, il terzo vertice è la società civile organizzata. Ecco, questi tre vertici devono interagire fra di loro, cosa che finora non è avvenuto, perché uno di questi tre volta per volta diceva agli altri due: io sono superiore. Bene, avete sentito, c'è necessità di sinergia per migliorare lo stato di crisi di questa nostra città, e allora riceviamo da Caritas, e volentieri naturalmente rivolgiamo a tutti un appello, perché parte la ricerca di volontari per l'iniziativa Personal Shopper, che è un'iniziativa estiva di Caritas Ambrosiana con cui si aiutano persone anziane per portare pasti a domicilio e insomma sostenere nel fare la spesa. www.caritas.it se volete fare il personal shopper di chi ha bisogno di voi quest'anno al quartiere Gratosoglio. Adesso è davvero tutto per la prima parte del nostro programma. Torniamo insieme dopo la pubblicità. Restate con noi perché avremo tante immagini delle beatificazioni solenni in Piazza del Duomo. Una giornata meravigliosa, vogliamo viverla con voi. A tra pochissimo. Ben ritrovati con la Chiesa nella città, ve lo avevo promesso, e quindi andiamo in Piazza del Duomo. Il 26 giugno è una giornata che Milano ricorderà a lungo, le beatificazioni solenni, una grande festa, e allora viviamola insieme. È la fede che vive, è una festa anzitutto di popolo, quella gente che i tre nuovi beati ambrosiani, solennemente elevati agli onori degli altari in Piazza del Duomo, prediligevano. Mondi e realtà diverse così si incontrano in una giornata piena di sole davanti alla cattedrale bellissima e che sfolgora di luce, ai cui piedi arrivano i cardinali Tettamanzi e Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi e rappresentante del Pontefice,
presiedono l'uno la celebrazione eucaristica, il secondo il rito proprio della beatificazione. Hanno accanto 56 vescovi, più di 300 sacerdoti concelebranti, ma soprattutto oltre 8.000 fedeli, che applaudono quando le immagini di Suor Enrichetta Alfieri, Don Serafino Morazzone, Padre Clemente Bismara, santi per vocazione, esemplari, vengono svelate sulla loggia centrale del Duomo. E allora si ripercorrono le vite dei tre beati, si ascoltano le parole che ci hanno lasciato in eredità sulle loro esperienze. Viene pronunciata in latino la formula di beatificazione. E tutta la piazza ascolta in un silenzio irreale le esperienze insieme straordinarie e quotidiane di Suor Enrichetta, l'angelo di San Vittore, suora della carità, e quante le consorelle, ma anche i rappresentanti delle carceri presenti. Di padre Bismara, patriarca della Birmania, è arrivato dall'attuale Myanmar anche chi ne è stato miracolato, e tanti, tantissimi missionari del Pime. Di Don Morazzone, beato parroco di Chiuso, paese del Lecchese, sceso in forza a Milano. La grazia sorprendente dell'Eucaristia, l'amore gratuito di Dio che non cessa di farsi dono, continua ad esercitare una misteriosa forza d'attrazione anche in un mondo come il nostro, apparentemente distratto e indifferente, ma in realtà assetato di riconciliazione e di unità. Poi ancora i canti, la presentazione dei doni all'altare, tra coloro che li portano anche dei detenuti, il saluto del cardinale Amato. Quando parlano di carità i nostri beati non spacciano moneta falsa. Sulla loro bocca la parola amore ha la risonanza autentica di chi spende l'esistenza per costruire giorno dopo giorno una società più buona e umana. E infine, tra gli applausi crescenti, il collegamento con l'Angelus del Papa. Fin qui il rito, ma noi siamo andati proprio sulla piazza e anche al termine della celebrazione dentro il Duomo per ascoltare tante diverse voci su queste beatificazioni, dalle principali istituzioni locali, il sindaco, il presidente della provincia, fino ai due cardinali che avete visto in queste immagini. Questa Milano meravigliosa che abbiamo visto oggi. È la Milano meravigliosa che si trova in tantissime persone, semplici, umili, che noi di solito non vediamo, ma che in realtà portano un sole di dentro, e il sole di dentro è l'amore del Signore che giunge a loro e non lo trattengono, ne usufruiscono, nel senso che diventa l'anima della loro vita, ma poi lo distribuiscono agli altri attraverso una vita di attenzione, di sensibilità, di aiuto, di condivisione con le difficoltà, i problemi, le prove che accompagnano la vita di tutti e di ciascuno. La Chiesa è unica in Egitto, in Italia, dappertutto. Siamo figli di Dio, di Cristo. Dall'altra parte del mondo, dall'Argentina invece. Guarda, oggi questa mattina quando mi sono alzata, una delle cose forti che ho sentito, e guardando questa hermosa umanità che siamo oggi tutti insieme, che la santità oggi è possibile. È un momento importantissimo perché si restituisce e soprattutto si dà un senso a chi si è impegnato per il bene di tutti, ed è importante che in queste situazioni ci sia la presenza della Milano intera per applaudire a chi ha dato il suo impegno per la città, per il mondo, per un mondo migliore. Non è un caso che oggi siamo qui a ricordare, onorare tre personaggi che hanno dato nella loro vita esempi straordinari di amore verso gli altri. Io ringrazierò sempre Suor Enrichetta fino alla fine della mia vita, perché se oggi sono qua è grazie a lei. Perché? Perché nel 93, quando avevo 18 anni, mi era stato diagnosticato un tumore inoperabile e mi avevano dato 8 giorni di vita massimo. E oggi? E oggi sono qui a dire il mio grazie a Suor Enrichetta, anche con la mia famiglia, perché mi avevano detto che non avrei potuto avere figli. E invece sono qua con uno splendido marito e con due splendidi figli, Anna di 9 anni e Davide di 3.
Oggi il carcere di San Vittore è un carcere multiculturale, multirazziale, ma c'è ancora bisogno di una parola di aiuto e di speranza, indipendentemente dalla fede che si professa. Credo ancora di più, e d'altronde, nonostante che è previsto il sacerdote all'interno, è diventato anche lui centro catalizzatore per professare la propria fede, anche se si è di un'altra religione. La vera Milano è questa, la Milano del bene, della carità, della bontà che si costruisce ogni giorno in famiglia e in società. Milano con i suoi grandi santi, ma anche Milano con la sua cultura, istituzioni fondamentali come l'Ambrosiana. E allora noi andiamo proprio in Ambrosiana, dove è in mostra la settima rassegna con i fogli del Codice Atlantico del grande genio vinciano. Vedrete macchine strane per volare al di là della pubblicità. Leonardo davvero ha disegnato cose incredibili. Vediamo. Di che cosa si tratta questa volta? Si tratta di una mostra che mette in evidenza gli studi di Leonardo sul movimento. Il movimento inteso sia dal punto di vista matematico-geometrico sia dal punto di vista, diremmo, della fisica. Dal punto di vista geometrico e matematico è interessante la definizione che Leonardo stesso dà di linea. Non ciò che congiunge due punti, come normalmente siamo abituati noi a definire una linea, bensì la traiettoria descritta da un punto in movimento. Ecco, questa definizione di Leonardo dà già una dimensione molto dinamica allo studio della geometria stessa. Uno studio della geometria che travalica appunto nella fisica e che nei disegni esposti potremmo dire va a intercettare alcuni aspetti particolari del movimento. Innanzitutto il movimento umano. Qualche scena particolarmente significativa, briosa? Ci sono delle interessanti scenette, possiamo definirle in questo modo, degli interessanti schizzi che ad esempio ci mettono di fronte quasi in una specie di filmato, che so io, una donna che scappa ed è inseguita da un possibile suo rapitore. Oppure un uomo che sembra stia giocando a golf, perché in questo caso Leonardo studia il movimento delle braccia nel dover lanciare un oggetto, un peso. Interessante anche considerare come Leonardo stesso studia lo scheletro umano paragonandolo a un sistema di leve, quelle stesse leve che poi Leonardo cerca di mettere in movimento, mettere in trazione nella costruzione appunto di questi macchinari da lui congegnati. Altri spunti di interesse e di particolare ricchezza di questa mostra? Ecco, passando dal corpo umano al mondo animale, lo studio del movimento degli uccelli, in base anche alla posizione delle ali, quindi lo studio delle traiettorie, del nibbio, delle rondini, degli altri volatili, che servono, notiamo Leonardo, anche per fare un passo ulteriore, e cioè cominciare a congegnare gli strumenti per un possibile volo umano o per l'uomo che deve planare attraverso quello che è un primitivo paracadute. Torniamo in studio dalla meravigliosa Sala Federiciana dell'Ambrosiana per l'ascolto della parola di Dio in questa terza domenica dopo Pentecoste. Poi, come sempre, un breve commento. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. È una buona notizia quella che il Vangelo di oggi ci dà. Gesù, parlando con Nicodemo, fa questa affermazione solenne, lapidaria: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. E mondo vuol dire quella parte di ciascuno di noi, quella parte del proprio cuore, della propria coscienza che ci allontana dal disegno di Dio, che ci fa vivere secondo altri criteri. La potremmo chiamare mondanità. La potremmo chiamare con una parola altisonante idolatria, ma per dire che Gesù ci assicura di un Dio che ama anche quella parte di noi che si allontana da Lui e che a motivo di questo rischia di farci perdere la qualità della vita, rischia di farci vivere una vita senza sapere neanche perché la si vive, rischia di farci vivere una vita da bruti, per usare un'espressione cara al grande poeta italiano. E allora capite, è una buona notizia, perché anche io, anche noi che siamo attraversati da questa mondanità, che siamo attraversati da questa strada che ci allontana da Dio, siamo oggetto dell'attenzione, della fantasia di un Dio che le inventa tutte, le ha inventate tutte, pur di attrarci a Lui, pur di renderci consapevoli che vale la pena di fidarsi di Lui. Vale la pena di fidarsi del Signore, così ci vogliamo anche salutare per quest'ultima puntata della stagione 2010-2011 della Chiesa nella Città. Siamo stati con voi per 45 puntate e dunque grazie innanzitutto al Cardinale Tettamanzi, che tante volte noi e voi abbiamo visto, abbiamo ascoltato, ma poi anche agli oltre 200 intervistati, ospiti che a diverso titolo sono intervenuti nella nostra trasmissione per darvi una finestra sempre più aperta sull'attualità di questa nostra Chiesa, che avete visto opera naturalmente nella pastorale, ma anche nel farsi prossimo, nella cultura. In questa puntata un po' una sintesi di questi tre aspetti principali. Noi comunque non ci lasciamo a luglio, perché staremo con voi nei consueti orari, giovedì alle 18.30 e poi le repliche sabato e domenica su Telenova 2 con la Chiesa nella Città estate. Poi vi segnalo anche due speciali sulle beatificazioni e stiamo pensando anche a qualcosa che ripercorra l'intero prezioso, impegnativo e impegnato ministero del Cardinale Tettamanzi, 9 anni a Milano. Bene, grazie davvero naturalmente anche da me di essere stati con noi oggi e per tutta la stagione, ma continuate a seguirci ancora nel mese di luglio. Arrivederci.